La Becamp, fare i conti con l'ambiente, siamo a Ravenna, parliamo con Matteo Campofiorito, marito ospite, nuovo a questa esperienza. Ecco, cosa ti è rimasto, cosa ti rimane, quali sono le tue impressioni rispetto a questo tentativo così di comunicazione e informazione online in ambito green? Beh, innanzitutto è stato molto interessante perché per la prima volta c'è un incontro con altri colleghi e si riesce a scambiarsi delle opinioni da addetti del settore. È stato molto interessante perché si è parlato di numeri, quindi non solamente di cose buone e giuste, esatto, si è andato proprio sui numeri, si è analizzato anche il rapporto dell'IPCC, dal macro poi siamo andati anche sul micro analizzando anche i numeri appunto di un progetto molto interessante di fotovoltaico, mini fotovoltaico domestico, e diciamo la mattinata è stata interessante perché comunque, ripeto, c'è sempre non c'è mai occasione di confrontarsi con altre persone del settore, magari ecco c'è il confronto con i lettori, ma non si ha mai il polso appunto degli altri colleghi. È un'occasione di confronto, Matteo è proprio penso la FIMA, quindi una piattaforma nuova di cui avviene il lancio del sito proprio in questi minuti, che racconta e aggrega le testate o i giornalisti ambientali italiani. Sì, la FIMA diciamo è un'occasione altrettanto importante per comunque dare un filologico ecco a queste conversazioni che magari possono diventare frammentarie perché appunto i momenti di incontro sono sempre pochi. Con la FIMA diciamo l'idea appunto è proprio quella di dare un filologico a questi discorsi, avere anche un sito che appunto è andato online oggi, è importante perché appunto si sedimentano queste discussioni. Grazie Matteo, buona continuazione. Grazie a voi. Grazie.